Ciao Ducati, ci mancherai un po', proprio di fronte ce l'ha messa. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente all'inizio della nuova stagione che avrei voluto fare ieri in realtà, ma non ce l'ho fatta ragazzi. Sapete che vi ho promesso di provare a fare un video al giorno, ma non sempre mi è possibile. Voglio dire, in sto periodo sono super incasinato. Proviamo a fare MotoGP oggi e domani, così capiamo subito come si mette la nuova stagione, come si mette la nuova moto che adesso vedremo, perché non sapete ancora qual è, anche se forse lo immaginate. Io, come vi avevo già detto, ho scelto, diciamo, a maggioranza. Ci sono state tante idee, anche magari diverse dalle due principali, ma io ho contato quelle a maggioranza e in effetti siete andati, cioè non c'è stato neanche bisogno di contare ragazzi. Probabilmente un buon 70% è andato nella direzione di riportare la Honda San Carlo Gresini nel mondiale. Io l'avevo fatto lo stesso, perché infatti vi ho messo su Instagram e Facebook delle foto della nuova moto sostituita a quella del team LCR, che avrebbe comunque guidato Crutchlow. Nel frattempo io accumulavo altre votazioni, però alla fine mi avete detto di andare pure io nel team Gresini San Carlo e far rivivere un po' il mito della moto del Sich, dalla quale ovviamente la nostra nuova grafica è molto ispirata. Sono qua perché vi voglio far vedere, quindi, prima di partire proprio per la stagione, un attimino tutto l'ambaradan, perché ovviamente ho dovuto fare anche una tuta, perché altrimenti avremmo avuto la tuta quella del team base del team LCR Honda. Invece io ho dovuto rifare anche questa da capo. Abbiamo qualche nuovo sponsor, tipo la Monster che c'è anche sul casco. Saranno felici alcuni di voi che me l'avevano chiesto. Ovviamente il super logo San Carlo risalta anche sulla tuta. Ho aggiunto queste gambone rosse, ginocchiere ovviamente dainese, tocchi gialli in giro, il logo del Sich sul ventre, poi Michelin al posto dei Bridgestone, il VLF. Stavolta ho preso proprio la texture ufficiale di Valentino Rossi e l'ho piazzata là sul colletto. Mentre il casco è un casco bianco e rosso con il nostro numero, gli sponsor AGV, San Carlo, la Monster. E in alto ci dovrebbe essere il mio faccione. Ci ho provato, forse non sarà venuto perfetto perché è difficile seguire, cioè la faccia si taglia in maniera dritta, il casco non è dritto sopra, quindi non lo so come è venuto. Adesso lo vedremo insieme, perché io ho appena finito di mettere a punto tutte ste mod ragazzi, perché il tempo è quello che è, quindi cominciamo subito. Non ho fatto nessun test e ci ho messo anche, da qua si vedono, quelle due manine tipo così. La tuta è stupenda, il casco speriamo. Andiamo a vedere la moto e andiamo a fare la nostra prima gara del mondiale. Eccoci qua ragazzi, ho poca voce oggi, mi dispiace, sono un po' raffreddato, però sono super carico. Questo box ha un problema che andrà risolto quanto prima. Devo scoprire come si fa, perché ste pareti beige con logo LCR Honda, di quel marchio che non conosco neanche, non mi piacciono. Dobbiamo trasformarlo in un bel rosso Gresini. Il casco mi sembra accettabile, è più che altro una caricatura, ma ci sta, è carino, poi lo vedremo meglio magari in qualche stampa, in qualche copertina. Ma soprattutto, se questo imbecille si leva, la moto ragazzi è fantastica rispetto a quella che ho postato su Instagram e su Facebook, che vi ricordo trovate sempre in descrizione. Ho portato alcuni piccoli dettagli, tipo quei loghi San Carlo sul muso li ho ingranditi un po', che riempiono meglio, anche se il numero di Crutchlow era più piccolino del nostro. Il nostro è un bel numerozzo che già di suo riempie, comunque li ho ingranditi. E poi gli scarichi, che erano degli Arrow, gli ho modificato il logo e ho messo il logo del Termignoni, che, se non dico una cazzata, è proprio quello che c'era all'epoca sulla Honda Gresini. Adesso mi pare che non li usi più nessuno, sono tutti Akrapovic qua. Comunque, Akrapovic, per carità. Non so se vi ricordate cosa abbiamo combinato con la Ducati qua un anno esatto fa. Probabilmente abbiamo fatto 0 punti in gara, ma mi ricordo alla perfezione che siamo partiti ultimi dalla griglia. Certo, non vorrei paragonare le due situazioni, perché era la nostra prima volta con questa fisica super super avanzata e quindi ci sta. Però ragazzi, questa moto probabilmente va di meno della Ducati di motore, però si guida in tutt'altra maniera. Addirittura trovo delle difficoltà, perché essendo abituato adesso alla Ducati, questa qua muove molto, è molto più agile e bisogna farci l'abitudine. Però con tutto ciò abbiamo fatto subito il quarto tempo e indovinate chi sono i tre davanti? Che ve lo dico a fare ragazzi, siamo punto e da capo, andiamo! Eccoli qua, i tre dell'Ave Maria là davanti, come al solito. Devo ricordarmi di rimettere la mia foto sul tizio qua. Guardate ragazzi che spettacolo, ma che bella. Miseria, ah il casco! Ci sta dai, ci sta, però non distrae. Ah, si alza sta moto. Maledetta, la partenza non va, si è alzata la Honda. E allora attenzione, a contatto qua con Andrea Iannone. Bene, sguscia, vedete quanto in effetti rispetto alla Ducati riesce a fare delle linee. Guardate che aggressivo lui, Rossi. Si trova subito a suo agio con questa Honda, per il momento. Non diciamolo troppo perché è una moto comunque appena nata, che va ottimizzata, va trovati
i giusti setup nel corso del campionato, ma l'importante è non fare schifo come l'anno scorso, perché poi a fine stagione abbiamo pagato quello, ragazzi. Oh, largo. Abbiamo perso per soli 4 punti il mondiale, contando che qua in Qatar ne abbiamo fatti 0, come se avessimo corso una gara in meno. Basterà cominciare col piede giusto, fare dei bei punti, poi man mano vedrete che troveremo la solita fiducia, faremo un grandissimo campionato, più bello di quello dell'anno scorso, con sta moto che veramente mi ha già fatto innamorare dentro sudovizioso, le linee strette della Honda, esce largo però, attenzione spalla a spalla qua i due, che non si amano, dopo il finale della scorsa stagione, le dichiarazioni di qualche tifoso che chiaramente ha creato delle suggestioni, secondo le quali a Sepang Dovizioso avrebbe penalizzato Rossi. Qualche tifoso più intelligente invece ha fatto notare che con Valentino II a Valencia non sarebbe cambiato nulla. Bravo tifoso! Attenzione, quello è il passato però, adesso bisogna concentrarsi sulla nuova stagione, su questo che per ora è un quinto posto. Perdiamo una posizione rispetto alla partenza perché Dovizioso vuole farsi valere in ogni caso su Rossi, sul suo ex compagno di squadra, tenerselo dietro il più possibile per fargli capire che ha sbagliato a lasciare la Ducati, ma noi sappiamo che in realtà non è così. Sarebbe stato bello magari rimanere e riprovarci, ma ci sarà tempo per i grandi ritorni e per le riscosse. Nel frattempo portiamo a termine un buon primo giro qui in Qatar con la Honda che si dimostra una moto abbastanza affidabile e stabile, però abbiamo una Ducati davanti e questa cosa fa strano. Attenzione, oh mamma mia come muove ragazzi sta moto in staccata, come muove, incredibile, va dappertutto sta moto. Siamo abituati un po', no, a vederle le Honda che si scombussolano totalmente quando si frena, soprattutto con Marquez, poi dipende dagli stili di guida, ma anche se non è bello da dire, il nostro stile di guida è più uno stile alla Marquez che alla Valentino. Valentino è preciso, pulito, noi siamo più arroganti e cafoni con la moto, questa è la verità, e quindi con la Honda rischiamo di dare più spettacolo, anche se per il momento questo spettacolo si allontana. Dovizioso non riesce a tenere il passo dei primi tre, ma quasi quasi che noi non riusciamo a tenere il suo, e questa cosa mi dispiace un po'. Proviamoci, c'è ancora un giro e mezzo da portare a casa e fare quella quarta posizione da cui siamo partiti, che sarebbe un grandioso inizio, perché poi questa moto va chiaramente migliorata col passare delle gare, non tanto coi pacchetti che si vincono, perché quelli ho idea che non servono a niente, ma più che altro nel trovare i settaggi con l'ingegnere, man mano, gara dopo gara, si migliora. L'importante per me è avere una moto con la quale sentirmi a mio agio. Miseria. Ai ai ai. Passa Smith. Con Yamaha Tech 3. Sesto adesso Nurossi. Non sarebbe un dramma, è la prima gara con questa moto. Infatti, attenzione ragazzi, c'ho ancora sta gola che mi pizzica. Condizioni un pochino febbricitanti di Nurossi sotto al casco, che sta portando a termine comunque un buon inizio di stagione. Manca un giro, vediamo se riusciamo a riprendere Bradley Smith senza fare ulteriori danni. Ci avviciniamo qua in staccata. Sono un po' concentrato, ragazzi. So che la telecronaca non è molto attiva, ma perché sono veramente curioso, carico per questo mondiale che deve essere spettacolare. Sto cercando di capire quali sono i limiti della moto, come impostare le curve, come buttarsi dentro. Mi sembra anche abbastanza stabile in uscita. Con sta mod di solito le moto tendono a scodare a bomba. Invece qua il setup di base mi sembra buono. Con questa Honda Bradley Smith è sempre più vicino, ma poi ho idea che arrivi un tratto forse che a noi è meno congeniale. Attenzione, addirittura si imbarca la Yamaha di Bradley Smith, mentre è più precisa, perfetta la Honda di Rossi, che guardate quanto gli recupera addirittura in percorrenza su una Yamaha. È nostro, bisogna solo trovare il punto. Attenzione, eccolo all'esterno. Prova a marcargli una traiettoria esterna per spaventarlo, ma niente da fare, si butta dentro qui. Oh, attenzione, si toccano, è dentro Nurossi, quinto. Perderebbe comunque una posizione rispetto alla partenza, senza contare che Bradley Smith è ancora saldamente lì dietro e potrebbe provare un contrattacco in ogni momento. Attenzione ultime curve, c'è ancora Smith, è lì, oh eccolo,
fuori, no, non puoi passare da lì fuori, caro Bradley. Mi dispiace, ma non è possibile. Attenzione, prova a staccare profondo, Nu Rossi. Ha un'impostazione migliore la Yamaha, c'è l'ultima curva. Ultima staccata, ragazzi. Vediamo se lo prendiamo, attenzione. Dai, dentro, occhio alle spalle, vabbè. Spallata obbligatoria, attenzione. Occhio all'accelerazione, vediamo sta onda come si comporta. Vediamo come si comporta. Oh, mamma mia. È più veloce della Yamaha, incredibile. Ah, no, forse... attenzione, ritorna. Mamma mia. Quinto posto. Che bello il caschetto. Va bene, ragazzi, questa è la classifica di adesso. Abbiamo fatto 11 punti. Magari averli fatti l'anno scorso. Mi trovo abbastanza con sta moto. Comunque, vabbè, sto circuito a me non è che viene sempre benissimo. Però sono contento. Spero lo siate anche voi. Fatemi sapere le vostre sensazioni nei commenti. Speriamo di migliorarla man mano sta moto. Esteticamente è bellissima. Avete visto che roba col pilota con quella tuta lì. Il casco mi sembra buono. Poi magari lo... Ah, ma sapete che vi dico, sopra lo lascio tutto bianco solo col faccione, così risalta. Quindi niente, va bene così. Subito Marquez, ma ci sarà tempo ragazzi. Occhi aperti perché è iniziato un altro dei nostri mondiali. Ci vediamo nel prossimo, un grande abbraccio, iscrivetevi come al solito, lasciate like, commenti, tutto quello che vi pare, che a me fa sempre molto piacere. Date un occhio alla descrizione se avete Facebook o Instagram. E ci vediamo a Austin, mi sembra. Ciao ragazzi. Harry Weather Security, vabbè, sarebbero le guardie. È caduta lì. Bellissimo.